i lavori della Commissione regionale contro il fenomeno dell''ndrangheta. Catanzaro, raccolta differenziata, illustrati i risultati raggiunti. Emanata la nuova ordinanza di sicurezza balneare dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. A Soverato, concerto di solidarietà per Orlando del gruppo Musica E. Ben ritrovati al consueto spazio informativo di S1 TV. La Commissione regionale contro il fenomeno dell''ndrangheta, presieduta dal consigliere Arturo Bova, ha approvato all'unanimità la modifica del titolo da Commissione contro il fenomeno dell''ndrangheta a Commissione contro il fenomeno dell''ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa. Ma alla giornata di oggi l'audizione dell'onorevole Davide Mattiello è destinata a supportare un progetto di legge che è stato depositato qualche giorno fa, ho avuto modo di postarlo personalmente, che mira a modificare tanto il nome quanto la competenza della Commissione Anti-Ndrangheta secondo quello previsto dalla legge istitutiva, la legge 50. Si poneva il dubbio se la Commissione Anti-Ndrangheta potesse estendere la sua, anche la sua sfera di azione, di indagine, anche a fenomeni attinenti alla corruzione e non già ad una forma espressa di criminalità organizzata. Sappiamo tutti come da più parti si dice che la soglia di indagine sia stata ormai anticipata proprio a livello della corruzione diffusa nel mondo della pubblica amministrazione, che costituisce poi il terreno fertile in cui la criminalità organizzata spesso opera. Si è detto più volte che ha cambiato volto la criminalità, non è quella con la coppola ma quella che agisce soprattutto avvalendosi non della violenza ma della corruzione come strumento molto più facile per raggiungere i propri risultati. Abbiamo oggi il piacere proprio di avere Davide Mattiello, che è stato il relatore tra l'altro della legge di riforma del codice antimafia, che credo potrà supportare, me lo auguro ma ne sono più che fiducioso, supportare quello che sto cercando di dire e di portare avanti. Il fatto stesso che nella riforma del codice antimafia sia stata prevista la confisca, il sequestro e la confisca dei beni per le persone indagate e condannate per il reato di corruzione, la dice lunga sul legame indissolubile che l'antimafia pone tra sistema corruzione e sistema andranghetistico, ma più in genere sistema di criminalità organizzato. Quindi un'audizione supportata poi diretta a supportare questa proposta di legge che mi auguro la prossima settimana dovrebbe andare pure in commissione affari istituzionali prima e poi può essere licenziata per andare subito in consiglio e consentire alla commissione di avere anche uno spettro di indagine molto più ampio e di maggiore supporto a quella che è l'attività preziosissima che in questi ultimi tempi stanno conducendo le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria. Quindi oggi sono contento perché avere Davide Mattiello significa avere un'interpretazione autentica, come si suole dire in gergo, qui è come se il Parlamento interpretasse la legge di riforma del codice. Essendo il relatore, chi meglio di lui può dirci qual è lo spirito di questa riforma e vedere se l'azione che sta portando avanti questa commissione e che vuole ancora portare avanti sia in linea con quegli auspici che comunque ogni legge demanda poi ad ogni istituzione. Una cosa è l'attività repressiva che deve condurre l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine, altra cosa è l'attività anche di prevenzione che invece è assegnata anche alla politica. Quindi mi auguro che questa commissione porti i risultati che deve portare, ne sono convinto. E oggi un altro bel momento della Calabria, anche perché Davide Mattiello, che anche lega il suo nome non solo alla riforma del codice antimafia ma anche alla legge apprezzatissima sul caporalato, è un'altra problematica molto pregnante in Calabria, è una bella, ripeto, è un bel momento, è un'ulteriore tappa in questo percorso che stiamo cercando di tracciare e di portare avanti. Io posso dire che contribuirò a questo ragionamento sul rapporto tra mafia e corruzione. La 17ª legislatura ha modificato il codice antimafia, l'ha modificato in diversi punti, tra questi l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali anche a coloro che siano indiziati di reati gravi contro la pubblica amministrazione in forma associata. Sappiamo che questa è una condizione
necessaria ma non sufficiente, non approfondisco adesso il perché, ma mi preme segnalarlo perché ci sono state fin troppe polemiche strumentali rispetto a questa estensione, il fatto che ci siano indizi gravi di corruzione organizzata, ripeto, non è condizione sufficiente, ma diventa condizione necessaria. La morale della favola qual è? Sempre più spesso le mafie penetrano il mondo economico, sociale e politico attraverso la corruzione, ma anche sempre più organizzazioni attraverso la corruzione sviluppano una forza tale da renderle in prospettiva vere e proprie organizzazioni mafiose. A Catanzaro sono stati presentati dall'amministrazione comunale i risultati raggiunti della raccolta differenziata. Una media che già supera il 65%, si avvicina al 70% e dovrà diventare entro il prossimo anno il 75%. E la percentuale di raccolta differenziata raggiunta dalla città di Catanzaro, già superiore a quella nazionale del 53%, dati che fanno del capoluogo calabrese, secondo l'osservatorio CONAI, una delle città più pulite d'Italia. Ieri, girando per la città, sono rimasto sorpreso perché è una città decisamente pulita, cioè per cui penso che sia stato fatto un ottimo lavoro e di questo i cittadini dovrebbero essere più che contenti. Mi sembra che ci sia abbastanza un senso civico, ci sia abbastanza coscienza civica, perché ne ho visto poche di situazioni, molto poche di situazioni così. E, diciamo, il motivo di orgoglio è essere riusciti in collaborazione con l'amministrazione a portare questa città a essere una città pulita. Il consiglio principale è quello di perseverare, per cui andare avanti sempre su questa strada e cercare di, diciamo, di implementare i numeri e poi cominciare a pensare a un sistema sanzionatorio, in modo che così chi sbaglia una volta e poi la seconda volta ci pensa un po' meglio prima di fare le cose che non deve fare. C'è l'obiettivo del 75%, c'è la reale possibilità, la concreta, finanziariamente parlando, di raddoppiare i giorni per la plastica di metalli? Sì, l'abbiamo già chiesto, è stata già approvata da parte della Regione Calabria, aspettiamo solamente il via definitivo in base ai finanziamenti per raddoppiare il ritiro dalla plastica per 3 anni, è stato finanziato, quindi credo che questo ci servirà tantissimo per aumentare la percentuale al 75% e poi fra 2 anni invece avere l'impianto tecnologico, che è un impianto che seleziona in automatico. Quindi quando sarà finito quell'impianto non avremo più problemi neanche per selezionare il materiale, perché è un impianto ultra tecnologico perché siamo arrivati per ultimo e quindi avremo l'impianto tecnologico più avanzato che c'è in Europa. Assessore, adesso ce lo ha sancito anche il Presidente Nazionale CONAI, Catanzaro è una città pulita, è bene dirlo, prenderne contezza, però lei guarda avanti e mira ad aggredire, diciamo, il 30% che ancora si può migliorare. Sì, sicuramente è stata una giornata che ho appreso con grande soddisfazione l'illustrazione che ha dato il Presidente sui dati a livello nazionale, ma non perché noi ci dobbiamo confrontare con le altre città d'Italia, ma dobbiamo capire che si tratta di un argomento molto difficile, molto complesso. Portare una città come Catanzaro, una città metropolitana, capoluogo di regione, nel giro di 2 anni e qualche mese a sfiorare il 70% sicuramente è un grande merito che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Abramo, bisogna riconoscergli, è un grande merito. Noi naturalmente adesso dobbiamo lottare per cercare di migliorarlo ancora. Io quando parlo di tolleranza zero, sia nei confronti della Sieco, sia nei confronti dei cittadini, è perché ho intenzione di migliorare ancora questa percentuale di raccolta differenziata, ma ancora di più il mio obiettivo è quello di ridurre quegli abbandoni in mezzo alla strada che ci fanno apparire la nostra città sporca, quando in effetti sporca non è. Lo slogan è già pronto, Catanzaro la città che sa differenziarsi. Catanzaro è la città che almeno in Calabria, in un panorama come quello calabrese, non avrà più problema dei rifiuti per i prossimi 100 anni.
È stata emanata la nuova ordinanza di sicurezza balneare dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, la numero 7 del 2018, la quale disciplina ai fini della sicurezza marittima la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Soverato, che comprende i comuni di Simericrichi, Catanzaro, Borgia, Squillace, Staletti, Montauro, Monte Paone, Soverato, Satriano, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Isca sullo Ionio, Badolato, Santa Caterina, Guardavalle, Monasterace fino alla foce del torrente Assi, nell'ambito dei limiti della stagione balneare. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricettive sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli enti competenti, ovvero Regione e Comune. Una delle novità introdotte riguarda la facoltà di utilizzare una moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti. La scelta se dotarsene o meno rimane in capo al gestore dello stabilimento e la moto andrà comunque ad essere un mezzo di salvataggio in aggiunta a quello tradizionalmente previsto, il pattino, che rimane obbligatorio. Per quanto concerne le unità navali a motore o a vela che intendono raggiungere le spiagge negli orari compresi tra le 8 e le 20, si ricorda l'obbligo di utilizzare gli appositi corridoi di atterraggio. L'ordinanza di sicurezza balneare è uno strumento che si pone al servizio del cittadino per garantire la sicurezza degli usi civili del mare, siano essi per diletto o per lavoro, in un periodo intenso come quello estivo. Come tale deve necessariamente tenere in considerazione le esigenze delle realtà locali, contemperandole con le prioritarie norme a tutela della sicurezza. Si ricorda infine che per l'emergenza in mare è attivo il numero blu 1530, gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. A Soverato, presso il Teatro Comunale, si è tenuto un concerto di solidarietà per Orlando con il gruppo Musica E. Una serata a scopo benefico per Orlando qui al Comunale di Soverato con i Musica E. Siamo con la voce di Antonio Petrelli, una voce melodica napoletano, napoletano doc, verace. Napoletano verace. Verace, sì, è stata una bella serata, partecipazione. Come la precedente edizione siamo soddisfatti del progetto, come sia stato eseguito, della partecipazione corale del pubblico. E ovviamente la finalità di questo progetto è nobile, davvero nobile, e quindi sono davvero contento che si sia potuto fare ancora qualcosa in più per questo ragazzo, per il quale si è stretta molta la cittadinanza, il comune di Soverato, ma anche i comuni limitrofi. Quindi è stata una chiara risposta di solidarietà e ci auguriamo di poterne fare altre di serate, non solo per Orlando, ma per tutti quelli che veramente hanno bisogno. E si parla sempre di salute, quindi in questo caso la beneficenza è d'obbligo. Poi per un napoletano non fare la beneficenza sarebbe quasi un anatema, quindi siamo del meridione, quindi come tali abbiamo un cuore grande. La risposta c'è stata, sono contento. Thank you.
Il simbolo della canzone napoletana è il mandolino, non poteva mancare in questa orchestra il mandolino con Giuseppe Pesola. Mandolinista verace, napoletano. Napoletano verace, detto come l'altro maestro, ho parlato prima, dicevo che era un napoletano verace, e questa sera anche tu un napoletano verace qui sul palco di Soverato. Sì, questa è la seconda volta che veniamo sul palco di Soverato e in questa occasione abbiamo pensato di collaborare anche noi con il progetto di Orlando per essere d'aiuto anche noi con il pubblico di Soverato a questo meraviglioso diciamo così aiuto che va a questo ragazzo, che mandiamo un bacio, così come la canzone che prima ho cantato, insomma, Io te vorrei vasà, quindi gliel'abbiamo mandato strettamente in napoletano. Sono contento della partecipazione e della collaborazione di tutti. Non è stato facile, insomma, organizzarci in poco tempo, perché come sapete molti di noi non siamo del settore, cioè musicisti professionali. E quindi niente, ce l'abbiamo fatta, siamo contenti. Un pizzico di Napoli ha collaborato questa sera e sono fiero di questo, per questo progetto meraviglioso. Non è facile portare avanti un repertorio napoletano. No, per nulla, anche perché poi ci vogliono maestri in gamba come quelli di stasera, che riescono a fare anche degli arrangiamenti che sono a sua volta anche diversi da quelli magari solitamente che si ascoltano, che però sono ben graditi, perché abbiamo visto la partecipazione del pubblico attiva, che battevano le mani, quindi vuol dire che la cosa è gradita. Musica, essi sono arricchiti di una voce femminile, una splendida voce, quella di Eleonora Pisano, che
diciamo l'anno scorso non c'eri, quest'anno se hai partecipato anche tu. È stata una bellissima esperienza, sono stata molto lieta di far parte di questo gruppo, sono tutte persone che amano molto la musica, moltissimo, e hanno permesso anche a me di arricchire questo repertorio napoletano che già conoscevo, ma non diciamo così approfonditamente, quindi è stata una piacevole scoperta. Qual è stato, ecco proprio quello ti volevo domandare, l'impatto con la canzone napoletana, specialmente con questa melodica, vabbè, che tu che sei un soprano? Allora, io veramente posso dire che mi ha toccata il cuore, dopo l'opera, che è la cosa che amo di più al mondo, consentitemi, Puccini, Verdi, quella è la mia natura, no? Però la canzone napoletana è veramente una canzone di grande, grande levatura spirituale. Il testo è poesia, una poesia che va interpretata, va sentita col cuore. La difficoltà è sempre quella, cercare di arrivare alla gente, arrivare e trasmettere quel significato. Quindi ho studiato i testi, ho cercato di essere credibile non solo nell'interpretazione, perché per arrivare a quello ho dovuto studiare le parole, comprenderne bene il significato. È stato un lavoro molto molto intenso, fatto col cuore però, spero che sia arrivato. Anche il dialetto, perché sei stata perfetta. quasi perfetta. Ho visto la signora Pesola che mi ha detto brava per la pronuncia e quindi mi ritengo abbastanza soddisfatta, non essendo napoletana. E con questo servizio si conclude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi auguriamo un buon fine settimana con il nostro palinsesto.